scontro aperto sulla fusione degli aeroporti sardi. La Confcommercio Sud Sardegna presenta ricorso al TAR contro la delibera della Camera di Commercio di Cagliari Oristano. La regione si associa. Ieri la prima seduta del Consiglio Comunale dopo la crisi scoppiata all'interno del centrodestra. Duro botta e risposta tra il sindaco Conoce e il capogruppo forzista Camerada. Intanto è stato illustrato il bilancio di previsione. Approvazione entro l'anno. Ieri alcuni pescatori algheresi hanno consegnato simbolicamente al sindaco le loro licenze di pesca per protestare contro alcune norme che starebbero ostacolando il loro lavoro nell'area di Porto Conte. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati telespettatori di Catalan TV. Dunque la fusione degli aeroporti isolani in apertura del nostro telegiornale. Confcommercio Sud Sardegna e Regione pronte alla battaglia. Presentato ricorso al TAR, sono attesi sviluppi per i prossimi giorni. Il servizio di apertura. La Confcommercio Sud Sardegna, da sempre contraria alla fusione dell'aeroporto di Cagliari con gli scali di Alghero e Olbia, è pronta a dare battaglia. Ieri, nel corso di una conferenza stampa, ha esposto le motivazioni del ricorso presentato al TAR, al quale si è associata anche la Regione. La prima udienza è fissata al 19 dicembre. Nel ricorso si chiede l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della deliberazione adottata dalla Giunta della Camera di Commercio di Cagliari Oristano dello scorso settembre, quella che, si legge nel ricorso, prevede il conferimento della partecipazione detenuta in Sogair dalla Camera di Cagliari Oristano nella società conferitaria Ligantia SpA, società controllante di Geasar e Sogel, rispettivamente concessionari degli aeroporti di Olbia Alghero, a fronte di un aumento di capitale di F2 Ligantia con esclusione del diritto di opzione riservato alla Camera di Cagliari Oristano. All'esito dell'operazione, la holding F2 Ligantia, si legge nel documento, deterrà le partecipazioni di maggioranza sulle società di gestione dei tre aeroporti sardi, mentre la Camera di Commercio di Cagliari Oristano avrà la quota di minoranza del 40,5%. Con tale operazione, si legge sempre nel ricorso, la Camera dismette la gestione dell'essenziale struttura strategica per lo sviluppo della circoscrizione territoriale di competenza, laddove F2 ricoprirà il ruolo di socio industriale responsabile della operatività e sviluppo delle infrastrutture. Ci associamo al ricorso per esprimere contrarietà a un progetto che metterebbe la Regione fuori da questioni che riguardano le esigenze di tutti i sardi. Le pronunce del Tribunale delle Imprese e della Corte dei Conti sono state molto chiare, ha detto ieri l'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro. Per il presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Alberto Bertolotti, è una pietra tombale sul percorso deliberativo adottato dalla Camera di Commercio. Il ricorso tratteggia tutte le linee di incompatibilità che abbiamo più volte fatto emergere. Politicamente siamo sempre stati contrari perché a nostro avviso una regione insulare non si può creare un monopolio privato, perché questo significherebbe commissariare le decisioni sui trasporti sottraendole al controllo pubblico. A stretto giro è arrivata la replica della Camera di Commercio, che ha espresso fiducia nei magistrati amministrativi. Riteniamo di aver operato nel solco della legittimità amministrativa e nel rispetto delle competenze e delle funzioni assegnatele dalla legge e dal nostro statuto, si legge in una nota. Rimaniamo convinti che la costituzione di un sistema a rete con una gestione unificata degli scali rappresenti la soluzione più efficace per fronteggiare al meglio le criticità del mercato, migliorare la competitività dell'intero sistema territoriale sardo, sviluppare le potenzialità di crescita di diversi sistemi economici locali, tra loro inevitabilmente interconnessi, in definitiva dell'intera isola. Ieri pomeriggio al Qualtè il primo consiglio dopo la crisi scoppiata all'interno della maggioranza, e non è mancata la tensione con un duro botta e risposta tra il sindaco Conoce e il capogruppo di Forza Italia Annunzio Camerada e i consiglieri di opposizione, che a loro volta hanno stigmatizzato l'attuale situazione nel centrodestra. Approvato l'ordine del giorno sul trasporto pubblico locale presentato dall'esponente dei riformatori sardi Alberto Bamonti, con il quale di fatto si chiede di uscire dall'Arst ed entrare in ATP. Un atto storico per la città di Alghero, ha detto lo stesso Bamonti, che anche ieri è stato particolarmente critico sui disservizi, chiedendo una presa di posizione forte. Via libera anche alla nomina del garante dei detenuti, che sarà Carmelo Piras. Quindi si è proceduto con l'illustrazione del bilancio di previsione. Tutti i documenti e gli atti sono ora depositati all'attenzione dei consiglieri e della competente commissione per i prossimi 15 giorni, prima della discussione generale e successiva approvazione, che dovrebbe avvenire quindi prima della fine dell'anno. E come detto, però, ad inizio seduta c'è stato un duro botta e risposta tra il sindaco Mario Conoci e il capogruppo di Forza Italia Nunzio Camerada. Sentiamo un estratto di entrambi, poi anche del consigliere di centro sinistra Pietro Sartore. Le motivazioni per cui è venuto a mano il rapporto fiduciario è legato alla
posizione diversa che due assessori hanno assunto rispetto al resto della giunta e al sindaco in una particolare seduta e rispetto a una particolare delibera che è quella di variazione di bilancio che tutti conoscete, e questo ha comportato una decisione che con un grande dispiacere io ho dovuto assumere, così come penso che tutti i sindaci che sono posti nelle condizioni di dover revocare un mandato assessoriale si trovino, però questa è attività amministrativa. Sappiamo benissimo che la giunta è quel luogo che normalmente e giustamente deve essere tenuto escluso dalle dispute politiche che legittimamente si fanno in aula, si fanno fra forze politiche, fra sindaco, al di fuori però della giunta, che invece è un luogo nel quale appunto si collabora sulla base di un rapporto fiduciario e dove non avvengono mai votazioni a minoranza o a maggioranza, ciò che normalmente viene fatto da assessori che dissentono o ai quali il partito di riferimento, chiede è quello di assentarsi da quella seduta. E ripeto, il rapporto che esiste fra assessori e sindaco e partito è un rapporto che quantomeno comporta la necessità che ci sia diciamo un rapporto a tre, nel senso che la fiducia deve sussistere da parte di chi ha indicato quegli assessori e dall'altra parte da parte del sindaco che ha accettato quella indicazione con la nomina. Chiedere approfondimenti al signor sindaco significa mancare di fiducia. È lui che ha mancato di fiducia al Partito di Forza Italia, che l'ha sostenuto, che l'ha votato, che l'ha fatto eleggere, che il tutore è sempre in aula, ma non a dare la fiducia al sindaco, a mantenere l'impegno preso con i cittadini agheresi che l'hanno votato come primo, tanto come credo, signor sindaco. Non andiamo all'opposizione, non ci mettere all'opposizione, signor sindaco. Cosa vuol dire andare all'opposizione? Cosa vuol dire andare all'opposizione? Non ci andiamo più, siamo stati votati in maggioranza. Siamo stati votati in maggioranza, non ci andiamo all'opposizione. Se ce l'è, noi rimaniamo all'opposizione, la posizione ci andrà lei al prossimo ciclo. Si vergogni, che chi è eletto in maggioranza non va all'opposizione per 12 mesi. Si vergogni. E Forza Italia rimane qui in aula a fare il suo dovere e di volte in volte deciderà cosa fare. Non rimanda lei all'opposizione. 5,2% che su 130 milioni del bilancio è una fesseria e lei ha tagliato i milioni di assessori che aveva per una solo questo vuol dire, poi le reazioni conseguenti vedremo quali saranno. Per adesso io rimaniamo in onda e rimaniamo in maggioranza. Grazie. Per favore, questa campana non ha mai suonato così tanto con me. Ci pare. Come non si prendono in giro le persone, gli algheresi, i partiti, quando si fermano a comunicare? Perché noi in questi giorni abbiamo letto comunicati, scontro tra le parti politiche, confirme, vuole dirlo, farlocche, perché ce n'è almeno una che la firma messa in maniera sostanzialmente farlocca e che non ci può stare su quel punto, ed è la firma del Partito Salvo Azione. E lo certifico non io, ma quello che il Partito Salvo Azione ha detto in un documento pubblico, proprio nella riunione fatta ieri, alla presenza non di un picco pallo, ma del presidente del partito, che quindi certifica la linea. Ok, perché si senta al microfono, il sindaco dice che prende il partito che sta è un picco pallo, e fa ridere che lui fa parte di quel partito, è patente con tutto ciò. Perché no? Allora, oppure il sindaco ci dica che lui non ha più partito, che è una fuori della politica, e lo dica, evitiamolo, ma non si firmano i comunicati con sigle che non si possiedono, perché questo è il dato di fatto. E nel suo intervento Sartore ha fatto riferimento alla nota inviata dalla PISDAZZA, in particolare dalla sezione cittadina intitolata ad Anselmo Contu, da tempo critica nei confronti del primo cittadino, pur essendo stato con oci proprio espressione del partito sardista. Molteplici sono le incompiute che attestano il fallimento dell'amministrazione comunale. Questo uno dei passaggi della nota firma del segretario cittadino Giuliano Tavera a margine di una riunione svoltasi nei giorni scorsi e nel corso della quale è stato annunciato il ritorno tra le fila del partito
partito di Mauro Giorico e Paolo Serra. Si è rilevato inoltre che il dibattito politico cittadino ha raggiunto un livello molto basso, confermato dalle sedute del Consiglio Comunale che vengono utilizzate unicamente per le brevi segnalazioni, mancando in esse l'assunzione di scelte necessarie per affrontare i veri problemi che affliggono la società algherese. Questa, un'altra delle accuse mosse dal PISDAZ, critico poi per la posizione assunta dall'amministrazione favorevole alla privatizzazione dell'aeroporto. Quindi i sardisti algherese hanno puntato il dito su tre vicende. In primo luogo quella dei consiglieri comunali eletti nelle fila della Lega, che hanno abbandonato il loro partito prima dell'insediamento del Consiglio Comunale. In secondo luogo, si legge sempre nella nota, si è evidenziato come sino ad oggi non si era mai assistito ad una votazione di giunta in cui veniva verbalizzato il voto contrario di due assessori. Nella prassi consolidata, se un assessore non condivide il contenuto di una delibera, non partecipa alla votazione della stessa, in quanto la giunta comunale delibera sempre all'unanimità dei presenti. Anche tale fatto ha dimostrato la totale mancanza di autorevolezza del sindaco in carica. Ultima in ordine di tempo, la revoca da parte del primo cittadino delle deleghe assessoriali a due componenti della giunta. Tale atto, scrivono ancora dalla sezione algherese PISDAZ, è avvenuto senza aprire un doveroso confronto con le forze politiche che compongono l'attuale maggioranza, dimostrando scarso rispetto verso i partiti che hanno determinato la vittoria del medesimo, eletto raccogliendo meno consensi personali rispetto ai voti ottenuti dai partiti che lo hanno sostenuto. E noi col sindaco siamo voluti tornare sul consiglio di ieri, focus sul bilancio di previsione ma anche sulla crisi in seno alla maggioranza. Beh, diciamo che intanto il bilancio è arrivato in consiglio comunale, la presentazione del bilancio in tempi molto anticipati rispetto agli anni passati, nei quali arrivavamo perfino anche a luglio, e quindi questo è frutto di un'efficienza dell'amministrazione, di un gran lavoro di congiunto della giunta con tutti i dirigenti, con il settore finanziario che li ha coordinati e che sono riusciti a fornire i dati necessari a compilare un bilancio importante addirittura prima della fine dell'anno, cosa mai successa, e quindi questo voglio sottolinearlo perché l'amministrazione sta funzionando perfettamente e c'è anche uno spirito di collaborazione molto forte. Ed è un bilancio che è importante perché non aumenta le tariffe, quindi c'è un rispetto per le tasche dei cittadini algheresi, c'è la garanzia di tutti i servizi essenziali ma anche di quelli che in teoria il Comune potrebbe non fare. Si continuerà sul centro anziani, col servizio mensa per le scuole, il servizio scuolabus, che sono servizi non obbligatori ma che noi abbiamo confermato. In più quest'anno ci sarà l'apertura del nuovo micronido, c'è già stata ma anche nel 2024, questo è un impegno finanziario molto forte. Così come c'è un impegno molto importante sulle partecipate, in particolare sulla SECAL, che è la società delle riscossioni che va implementata e che sicuramente potrà avere un'efficienza diversa, e poi sulla società in house, per la quale, come si vede anche in questi giorni, abbiamo un'attenzione particolare, stiamo aspettando il nuovo piano del fabbisogno del personale per strutturarla in maniera più solida e dare garanzie anche ai lavoratori e per investire sulle manutenzioni della città. E inoltre grandi investimenti in opere pubbliche, il bilancio sarà inoltre durante il corso dell'anno incrementato con tutte le risorse che arriveranno dal bilancio regionale che viene approvato a febbraio e con l'avanzo di amministrazione, insomma con tutte quelle cifre che durante il corso dell'anno lo incrementeranno e faranno sì che sia un bilancio sano, produttivo, perché un altro degli obiettivi per quanto ci riguarda deve essere quello di lasciare a chi verrà dopo di noi, ormai fra poco più di 6 mesi, un bilancio in grado di rispondere alle esigenze della città, e è una questione di rispetto anche nei confronti appunto dei nostri concittadini. Un bilancio solido, sano, in equilibrio, e questo è quello che ieri abbiamo presentato al Consiglio Comunale. Un breve passaggio sulla crisi: ieri ci sono state un po' di schermaglie in Consiglio, ci sono possibilità di ricomporre? Ma diciamo che ieri è stato il primo Consiglio dopo la crisi. Penso che in Consiglio Comunale i toni si accendano sempre un po' più del normale, ma il mio impegno e il mio auspicio è sempre quello che si possa ritornare, sono sicuro che così sarà, a ricomporre la maggioranza così come è giusto che sia, che si percorra diciamo una strada nell'interesse della città piuttosto che nell'interesse dei singoli partiti. Io penso che la coalizione debba funzionare tutta insieme, non ci debbano essere primi della classe né ultimi della classe, sia stati eletti tutti insieme dai cittadini di Alghero, e io penso che se rispetteremo questo impegno e tutti rispetteremo questo impegno, anche questo momento di crisi preelettorale, chiamiamolo così, possa essere superato.
hanno consegnato simbolicamente le loro licenze di pesca per protestare contro alcune norme che starebbero ostacolando il loro lavoro nell'area di Porto Conte. Stiamo parlando naturalmente dei pescatori, quelli che fanno parte della neonata associazione Pescatori Riviera del Corallo, che ieri pomeriggio hanno incontrato il primo cittadino Mario Conoci e il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas. Con loro presente anche la consigliera Nina Ansini. In una nota ieri lo stesso presidente dell'azienda speciale Parco di Porto Conte, Raimondo Tillocca, ha aperto un incontro con gli stessi, ma sentiamo proprio le loro parole e quelle del presidente della quinta commissione Mulas. Siamo di qua perché vogliamo ottenere il nostro lavoro. Noi dobbiamo lavorare tutto l'anno, perché le nostre licenze dice che noi siamo piccola pesca artigianale, altamente selettiva, attrezzi selettivi, una cosa tra la quale che siamo 50 imbarcazioni, 20 possono entrare e 30 no. Questo stiamo chiedendo noi, non lavoriamo con le nasse, noi facciamo la pesca artigianale tipo la fioce, la lambà, i tramagli, la polpara, palangaro, rete da posto. Qua non ce la facciamo più andare avanti, abbiamo i debiti fino ai capelli e vogliamo avere un incontro col sindaco, almeno qualcuno che ci ascolti. Allora, quello che chiediamo noi è di poter lavorare tutto l'anno e cercare di lavorare come lavorano i nostri colleghi del Parco della Sinara. Lavorano tutto l'anno. Non vedo la motivazione per quale motivo di questo periodo dobbiamo stare fermi, anche perché specie di pesci con le uova ce ne sono ben poche, forse l'orata. Basta. Non riesco a capire questa forzatura e non pensa che noi siamo veramente in difficoltà. L'incontro di oggi è stato un incontro molto produttivo con il sindaco, perché comunque ha evidenziato le gravi criticità che stanno vivendo una parte dei pescatori, quei pescatori che fanno ancora oggi una pesca tradizionale. Ci dispiace comunque che ci siano stati anche dei commenti da parte del parco, perché credo che comunque questa categoria deve essere sempre valorizzata per il tipo di pesca che fa. C'è da dire che comunque abbiamo appreso che anche si può ormeggiare vicino al parco, quindi le barche dei pescatori non possono ormeggiare, quindi significa proprio che c'è una lacuna all'interno dell'area marina protetta. L'incontro di oggi, che verrà poi supportato anche in Consiglio Comunale, darà comunque la giusta causa a questa categoria che sta vivendo un momento drammatico. Penso che sia arrivato il momento che ci siano pescatori tutti di serie A ma non di serie B, perché oggi in questo incontro fatto col sindaco ha dimostrato che comunque questa amministrazione, attraverso anche la Commissione Ambiente dove io la presidio, ha dimostrato grande interesse non solo su questo tipo di categoria, ma anche su tante altre che comunque porteremo poi in commissione. Parliamo di sanità. Sabato 16 dicembre dalle ore 11 il Comitato Spontaneo a Difesa della Salute e il Comitato Fiocchi Rosa Fiocchi Azzurri rende noto con un comunicato che sarà presente all'ingresso dell'ospedale civile per manifestare contro la chiusura del punto nascita di Alghero. Come abbiamo già denunciato, scrivono, questa chiusura è stata una decisione grave, forse unica nella storia della sanità algherese, che costringe tutte le mamme e le rispettive famiglie a far nascere i propri figli in una città diversa rispetto a quella in cui vivono e ricevono l'assistenza prenatale. I vertici dell'ASL non hanno trovato adeguate soluzioni per mantenere aperto il servizio all'interno degli ospedali di Alghero e tantomeno non hanno provveduto per tempo alla ricerca di pediatri e alla sostituzione di quelli collocati in pensione. Ad oggi nulla sappiamo in merito ai tempi di chiusura del punto nascita e tantomeno quando verrà riaperto, per cui ancora una volta chiediamo ai vertici dell'ASL di far conoscere i tempi di realizzazione dei lavori di ristrutturazione e soprattutto la data di riapertura del punto nascita di Alghero, chiedono dal Comitato. Nella nota viene inoltre sottolineato come il reparto di ostetricia di Alghero non abbia sospeso il servizio, per cui si invitano tutte le donne a rivolgersi al reparto che continua la propria attività. Il mondo della box piange. Carmelo Chessa, uno dei pugili conosciuti per essere stato parte di quel magnifico gruppo di Alghero che ha portato avanti questo sport nella nostra città. Anche la proprietà e la redazione di Catalan TV porgono le condoglianze alla famiglia del signor Carmelo Chessa. Vi proponiamo un ricordo di quest'uomo firmato da Carlo Branca. Si è andato via in silenzio, così come ci aveva abituato in questi ultimi anni. L'ultima uscita pubblica, quasi forzata dal sottoscritto, ma non mi pento per questo. In un inizio d'anno del 2007, quando ti venne riconosciuto una sorta di premio alla carriera,
accompagnato anche dai tuoi amici e colleghi del ring, Silano, Spinetti e Priami. Un po' cardassi di pugili che insieme a Burruni parlavano il catalano algherese a suon di pugni sui migliori quadrati delimitati dalle 12 corde. Carmelo Chessa, super leggero di una box che non c'è più. Mancino generoso di gran carattere che faceva divertire il numeroso pubblico corso al richiamo. E non ti sei mai risparmiato. La tua generosità nell'affrontare l'avversario di turno ti ha financo tradito. Una commissione medica all'avversario piuttosto da affrontare. Dopo 10 anni di lotte sui migliori pari peso di allora ti ha messo KO prima del previsto. E questo non l'hai mai accettato, non ritenendolo giusto. L'epilogo così brusco del tuo amore verso la nobile arte ti ha fatto male, forse a te più di altri. E ti sei chiuso in te stesso, ripercorrendo il passato cadenzato dalle tante vittorie ottenute e anche dalle poche sconfitte subite nei 10 fantastici anni a torso nudo e in giro per l'Italia. Ciao Carmelo, campione di altri tempi. Lunedì prossimo 18 dicembre ad Alghero si ripropone il miracolo di Natale, la grande raccolta di beni di prima necessità sul sagrato della parrocchia della Mercede. È stato Raniero Selva, che se ne occupa insieme ad altre persone qui ad Alghero, a parlarci di questa bella iniziativa. Sì, lunedì 18 dicembre presso il sagrato della Mercede, per la seconda volta Alghero si farà il miracolo di Natale. Un plauso a tutte le associazioni che stanno collaborando con noi, a diverse persone, quali Paolo Carareso che mi affianca in questo percorso, ma a tutta una serie di persone del volontariato, diverse associazioni, come avete visto in questi giorni su Catalan TV, hanno presentato, hanno promosso questa iniziativa, ma soprattutto alla Caritas, che è quella che sta coordinando tutta l'organizzazione sul sagrato della Mercede. Un plauso e un ringraziamento all'amministrazione comunale, che ci aiuterà insomma, attraverso i vigili urbani, agli assessori e in particolare anche all'ASL che con la sua automoteca sarà presente in quella giornata di donazione. Quindi davvero ci sono anche le borgate che sono vicine a noi, ci hanno chiesto di portare dei beni anche loro, quindi insieme verranno a consegnare questi doni. Speriamo di essere entrati nelle case dei cittadini e di aver portato questo messaggio e questo segnale per queste famiglie bisognose che davvero in questo periodo ne hanno tanto bisogno. Allora lanciamo un appello, il 18 dicembre cosa si potrà portare chiunque volesse recarsi appunto presso il sagrato della Chiesa della Mercede? Sì, possiamo portare tante cose, beni di prima necessità ovviamente, fra cui latte, pasta, zucchero, caffè e quant'altro, dolci in particolare e soprattutto anche degli oggetti per i bambini, dei giocattoli, dei pannolini e anche dei beni per la pulizia personale della casa. Una notizia che riguarda il nostro palinsesto, questa sera alle 21.15 andrà in onda una nuova puntata di Lupus in Fabula condotto da Raniero Selva, saranno le luminarie presepi i protagonisti di questo appuntamento, un giro nei quartieri della città per scoprire quali saranno gli addobbi per rendere il Natale ancora più scintillante. Le immagini sono di Paolo Calaresu e in chiusura la nostra rubrica torniamo al cinema, la nuova programmazione quindi del Cinema Miramare si inizia oggi 14 di dicembre e sarà uguale domani anche lunedì e martedì 19. Allora Wonka in 4K in contemporanea nazionale, primo spettacolo 18:30, secondo 20:45, solo martedì 19, solo alle 20:45 il film Wonka e sarà in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Sabato 16, domenica 17 invece alle ore 16, alle ore 18:30 Wonka, mentre alle 20:45 Diabolik, chi sei? I biglietti sono in vendita sempre al botteghino del Cinema Miramare o sul sito liveticket.it/cinemamiramare Alghero. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci seguito. Adesso il meteo per la giornata di domani. Arrivederci.